Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace. E io sono Yuga, e nel podcast di oggi parleremo di The Stanley Parable. Ma prima di cominciare vi diamo qualche news veloce, perché da questa settimana abbiamo cominciato ad avere uno schedule, un palinsesto, chiamatelo un po' come volete. Pubblicheremo ogni settimana la domenica mattina alle 11, così potete ascoltarci quando volete, dove volete. Ovviamente, essendo un podcast, è on demand, quindi se siete al lavoro lunedì sappiate che c'è una puntata nuova. Tra l'altro alle 11, quindi anche durante la messa, quando siete annoiati con le cuffiette durante la predica. No, vabbè. Soprattutto ascoltare Blasphemous, che è l'episodio precedente. E ora un po' di musica. Il gioco di oggi è The Stanley Parable, un FPS ma non proprio sparatutto, è più un'avventura, è un'avventura grafica però in prima persona. Sviluppato e prodotto dalla Galactic Cafe nel 2013 ed è uscito per PC, OS X e Linux. Il Let's Play è stato pubblicato lo stesso anno e si divide in 5 episodi per un totale di 2 ore e 45 minuti, quindi un gioco relativamente corto ma pieno di sorprese, come scoprirete. È un gioco particolare che mi è stato consigliato da Metal Canyon, che al tempo frequentavo abbastanza, che è un let's player sloveno, nonostante abbia detto tedesco durante la puntata. Ed è un gioco molto particolare perché è un metagame, ci sono tantissime rotture di quarta parete, eccetera eccetera, ed è particolare perché la Galactic Cafe è composta da qualche persona, non sono tantissime, ma soprattutto c'è David Vreden, che è l'autore del gioco, ed è molto importante perché questo gioco è nato come mod di Half-Life 2, infatti ha lo stesso motore grafico e molti degli elementi stock, diciamo, sono stati riutilizzati in questo gioco, ed è invece poi diventato un gioco intero che ho deciso di fare perché è molto molto interessante. Questo gioco è nato da un momento non troppo felice però per David Vreden. Infatti l'ispirazione principale per la creazione di The Stanley Parable è un periodo di depressione. Infatti si vede molto nel gioco questa sensazione, sì, di depressione, di, come si dice, pesantezza generale della questione. Non è che sia un gioco in cui viene sviscerata la depressione, ma ci sono alcuni elementi che un po' la ricordano. Tra l'altro, un altro gioco che ho fatto sempre di Danny Vreden è The Beginner's Guide, che l'ho fatto in un unico episodio perché effettivamente dura anche quello 2 ore, ma ho fatto un video come se fosse un lungometraggio in cui viene affrontato ancora più nel dettaglio questa retroscena del creatore del videogioco, perché parla di game design vero e proprio. Thank you.
Interrompiamo la trasmissione odierna per un messaggio dal nostro sponsor. Lo sponsor di oggi è la piattaforma sulla quale pubblichiamo, che si chiama Anchor.fm. Andate su Anchor.fm per saperne di più, oppure scaricate la app Anchor, Anchor.fm, per tutto quello che vi serve. L'applicazione appunto si chiama semplicemente Anchor, gratuita, ed è tutto ciò che ti serve per pubblicare un podcast in un unico posto. Con pochi click basterà utilizzare l'applicazione del telefono per registrare direttamente il podcast tramite uno smartphone, oppure utilizzando l'applicazione web potete editare i vostri episodi, aggiungere musiche di sottofondo. Una cosa che a me piace tantissimo e che cerco di usare il più possibile sono i messaggi che arrivano dagli ascoltatori, e la piattaforma penserà alla distribuzione su tutti quanti i maggiori canali di distribuzione: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tante altre. Inoltre avete tutte le visualizzazioni conglobate in un unico posto e fin da subito potete guadagnare con gli sponsor che vi verranno offerti. Quindi di nuovo, Anchor.fm è il posto dove iniziare un podcast. Fallo anche tu! The Stanley Parable è la parabola di Stanley. Stanley è questo impiegato che comandiamo, perché siamo noi in prima persona, che è un impiegato all'interno di un'azienda, in una stanza, in un ufficio che ricorda molto il cubicle dei film anni 90 anche. Effettivamente c'erano tantissimi film che citavano questo ambiente particolare. Il nostro ufficio è uno di centinaia di uffici di questa mega corporazione, di cui però non vedremo praticamente nulla. E la storia è narrata da un narratore che è un attore inglese molto bravo, che si chiama Kevin Brighton, che avete forse anche già sentito perché c'è dentro Oceanhorn, c'è dentro qualche gioco qua e là, ad esempio Black Mesa, che è un gioco intorno all'universo di Half-Life, Portal e cose di questo tipo. È una voce molto calma e accogliente, ed è praticamente una delle poche voci, se non l'unica, in realtà ce ne sono un paio all'interno di tutto il gioco, che ci accompagnerà, ed è molto molto importante l'elemento narrativo, perché la premessa, appunto, noi siamo davanti al nostro computer, viene descritto il fatto che giorno dopo giorno abbiamo sempre fatto lo stesso lavoro rispondendo agli ordini che ci arrivavano tramite questo computer, e a un certo punto questo computer improvvisamente smette di mandare ordini e quindi non abbiamo più cosa fare della nostra vita. E a questo punto Stanley gli viene chiesto in sostanza dal narratore di andare a cercare i suoi colleghi, che però sono tutti quanti spariti, e quindi cominciamo ad esplorare questo mondo senza persone, perché è un mondo senza persone, questa mega corporazione, e pian piano ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, non solo perché sono spariti tutti, ma perché il narratore ci sta dicendo cosa fare, e piano pianino scopriamo che il narratore ci dà delle scelte, perché ci dice Stanley ha preso la porta a destra, e noi possiamo decidere se prendere la porta a destra oppure prendere la porta a sinistra. Questo è l'elemento focale di tutto quanto il gioco, ed è l'interazione e il metagioco effettivamente tra Stanley, che siamo noi protagonisti, e il narratore del gioco, che è un narratore che rompe continuamente la quarta parete. Il ruolo però del narratore, se noi seguiremo le sue istruzioni, che diciamo non ci viene detto direttamente cosa fare, ma è tutto spiegato come didascalia di un fumetto, diciamo, e quindi seguendo la narrazione che ci viene proposta scopriremo anche la storia, quindi il finale della storia, diciamo, del finale buono, ovvero che non troveremo nessuno dei nostri colleghi né dei nostri capi, ma scopriremo che invece questa mega corporazione ha un sistema di controllo mentale. Infatti in un grande colpo di scena scopriremo in una enorme stanza piena di schermi che la nostra mega corporazione in realtà si occupa di controllare mentalmente i suoi dipendenti. Infatti in questa stanza piena di schermi ogni schermo è relativo a un dipendente della ditta, e troveremo anche lo schermo del nostro ufficio. Seguendo con diciamo le istruzioni della voce narrante arriveremo alla scelta definitiva, ovvero se spegnere definitivamente il sistema di controllo oppure riattivarlo, perché in questo momento è in stand by. Ovviamente la voce, il gioco ci suggerisce di spegnerlo, e facendo ciò avremo il finale il finale migliore, ovvero che ci libereremo dal controllo della corporazione e saremo liberi di uscire finalmente liberi dal nostro stress, e quindi anche lo stato mentale che abbiamo di routine
routine e di chiusura e di oppressione. Questa è un po' una citazione di quello che è Matrix da un certo punto di vista, perché anche Matrix inizia con il protagonista che è sempre davanti a un computer e a un certo punto si libera dalle catene della società, in un certo senso. E c'è anche appunto la sala dei bottoni, come c'è la sala dove c'è l'architetto a un certo punto di Matrix. Però non è uno degli però non c'è un solo finale all'interno di questo gioco, e il bello di questo gioco è scoprire tutti i finali, che sono veramente veramente tanti e sono anche molto particolari, perché non c'è un punto preciso dove si divide la strada, o meglio ci sono tanti punti dove si divide una scelta da qualcun'altra, ma a volte ritorniamo a fare dei pezzi e ogni volta che ritorniamo c'è qualcosina di diverso perché abbiamo fatto determinate scelte all'interno del gioco. La cosa più interessante e divertente sarà appunto contraddire la voce narrante, quindi prendere l'iniziativa diversa rispetto alla linearità della storia, e quindi scopriremo varie alternative con i molti finali che compongono il gioco. E dicendo parte divertente, perché la voce narrante comincerà a diventare un personaggio del gioco. Infatti, scegliendo la prima porta diversamente, comincerà inizialmente a cercare di farci cambiare idea, ma senza parlare con noi direttamente, quindi spiegando la storia come per dire: Stanley ha scelto quella porta non ricordandosi che invece sarebbe dovuto andare dall'altra. Però se noi continueremo a effettuare scelte non lineari, a un certo punto il narratore comincerà a dirci dove stai andando, allora è inutile che vai qua, la storia che ho scritto non va di qua, quindi cerca di fare quello che dico. Particolare perché è un narratore, dovrebbe essere imparziale, dovrebbe essere senza emozioni o comunque solo raccontare quelle che sono le emozioni di una storia, mentre invece si rivela molto permaloso ed è anche è un permaloso british, perché ha un accento molto particolare. A seconda delle nostre azioni, visto che Stanley non parla, noi non possiamo parlare, il narratore agisce di conseguenza trattandoci come se fossimo dei bambini che sbagliamo, oppure mettendo in dubbio le nostre scelte, cioè: sei sicuro di andare da quella parte? Cioè, veramente? Oppure cerca di fermarci in qualche maniera, ma essendo solo una voce non può fisicamente far niente, e questo non farà altro che spingerci sempre più in là, quindi a fare le peggio cose per contraddire la voce narrante. Questo ci porterà al finale opposto, se vogliamo dire, a quello che abbiamo spiegato prima. Infatti, contraddicendo in ogni occasione la voce narrante, allora la voce narrante si stuferà di noi, ci dirà: ah sì, allora se non ti piace questo gioco, allora ti do un altro gioco che magari a te ti piace. E quindi incredibilmente, diciamo, per questo gioco c'è come una specie di easter egg, verremo catapultati inizialmente su Minecraft, quindi proprio in un altro gioco, e dopo aver valutato Minecraft come non adatto a noi, ci manderà direttamente anche su Portal, quindi sarà tipo lo schema zero di Portal, che però non ci lascerà finire, perché ci manderà sempre più basilare, tipo se noi non ascoltiamo nessuna regola, allora farà un gioco con una regola sola, e quindi ci ritroveremo nel gioco da una regola sola, ovvero c'è un bambino che un cartonato di un bambino che si avvicinerà a delle fiamme, e noi avremo un solo pulsante da premere per farlo tornare indietro, quindi la voce narrante ci prenderà in giro, diciamo: visto che sei tanto bravo e questo è il gioco che fa per te, e devi solo premere per far tornare indietro il bambino, sì, però per 4 ore. Ed è uno dei finali che purtroppo non ho fatto, perché sennò ci avrei veramente perso la testa, però è possibile. Il gioco gioca molto, scusate il gioco di parole, su questi tempi lunghissimi, appunto il finale dopo 4 ore, quindi veramente gioca con il concetto stesso di gioco, cosa vuol dire un gioco e cosa vuol dire seguire le regole oppure contraddirle. E continuando a fallire fallendo anche nel gioco del bambino, ci verrà inizialmente incontro per dire: allora voglio fare un gioco che sia adatto a te, quindi dammi anche un feedback, e quindi ti chiederà di dare dei voti a delle determinate scelte, 2 in questo caso, da 1 a 5, e il gioco finirà questo finale con la voce narrante che diciamo prenderà tutto come una specie di run di prova, diciamo: sì, ok, adesso abbiamo scherzato, ricominciamo, e quindi resetterà il gioco e quindi partiremo da capo. Quindi ogni finale, non è che il gioco si interrompe, ma ogni finale poi il gioco ripartirà sempre dall'ufficio di Stanley. Questo è metagioco, ma anche perché è un videogioco che sembra fattibile nel mondo reale. È un po' difficile da spiegare, però immaginate quando fate, non so, un escape room o uno di quei giochi dal vivo, anche l'ARP stesso in un certo senso, in cui avete degli attori che intervengono sul gioco stesso e lo fanno cambiare di conseguenza. Una cena con delitto mi viene in mente anche come può essere il gioco, in cui dovete capire cosa sta succedendo e potete fare delle scelte, e il clima qua dentro in questo gioco qua è proprio
proprio questo, quello di cosa faccio, lo ascolto, non lo ascolto, andiamo avanti, non andiamo avanti. Ed è bello anche perché ho visto tanti streamer, soprattutto di, su Twitch, che interagiscono e creano un bel noi contro il computer, ovviamente lui che gioca e la sua chat. C'è un bel rapporto, insomma, che si costruisce tra i giocatori e quello che è il gioco, che in questo caso è una persona, che è particolare. E non dimentichiamoci che ci sono molteplici finali, infatti sono, dovrebbero essere più oltre una decina di finali diversi, ma non tutti raggiungibili solamente cambiando una scelta, perché sarebbe come il classico libro game che alla scelta finale vai o a destra o a sinistra, quindi hai due finali diversi. In questo caso, anche facendo le stesse scelte, cambierà anche proprio il gioco, e anche a distanza di reset. Quindi quando crederemo che il finale sia il reset del gioco, quindi la reimpostazione al primo gradino, siamo all'ufficio di Stanley, e scopriremo invece che il gioco cambia continuamente. Infatti uno dei finali è proprio la voce narrante, che sarebbe il creatore, diciamo, del gioco, che va in tilt. Infatti ci farà l'ennesimo reset, ci farà entrare in una stanza del finale troppo presto, e quindi si autorimprovererà perché non avremmo dovuto arrivare a quel punto così presto. Quindi continuerà a resettare il gioco e perderà il controllo, quindi ci dirà di andare da una parte, poi si sbaglierà, chiude una porta, ne apre un'altra, no scusa, dicevo da quell'altra parte, finché anche lui non andrà completamente fuori controllo, e arriveremo nella stanza del finale del fuori controllo. Quindi avremo mandato veramente in tilt la voce narrante, e rimarremo per qualche minuto ad ascoltare le sue follie finali prima che il gioco si resetti effettivamente, perché è una cosa che ci fa capire che il gioco si è resettato, ma non in continuità, cioè proprio è un'altra run, perché c'è una frase iniziale che ti dice sempre. Esatto, che però se non viene detta uno quasi non si accorge, a forza di farlo poi uno si accorge. Curioso, perché c'è anche uno dei finali, o comunque una delle piccole alternative che abbiamo, è se vogliamo fare la speedrun. A forza di giocare uno sa già cosa sta per succedere, quindi decide di andare più velocemente possibile, quasi saltando quello che dice il narratore, e a un certo punto succederà che il narratore ti suggeriva una password nell'ufficio del capo, ma se noi arriviamo più velocemente di quando il narratore ci dà quel suggerimento e mettiamo la password, il narratore dirà sì, però Stanley a quanto pare ha fretta, adesso lo facciamo aspettare. Sì, quindi il bello è anche come sembra che improvvisi sul momento quello che succede, che reagisca in tempo reale. Come dicevi, il fatto di mettere la password prima che ci venga dato la voce, il suggerimento della password, farà arrabbiare la voce, che ci farà proprio aspettare, dovremmo aspettare svariati secondi con la sua spiegazione. Altre chicche che troveremo tra le linee di dialogo che ascolteremo saranno anche sempre rompendo la quarta parete. Infatti a un certo punto verremo nel finale in cui impazziamo noi, al posto di impazzire il narratore impazziamo proprio noi Stanley, che la voce narrante perderà la voce dei nostri pensieri. Come noi non possiamo parlare, nemmeno pensare, quindi non sentiamo i nostri pensieri, la voce narrante ci ingannerà mimando i nostri pensieri. Infatti ci convincerà che tutto questo è un sogno, e quindi comincerà a parlare come se noi stessimo pensando di essere in un sogno. Quindi come Matrix pensiamo di volare e vediamo il nostro personaggio che comincia a fluttuare. Dice che allora possiamo essere nello spazio, e lo schermo comincia a diventare, entrare nello spazio con le stelle. Poi però il pensiero fa no, in realtà non sto sognando, perché fa un ragionamento logico, quindi ritorna così e va avanti. Però poi fa riferimento al fatto che allora com'è possibile che io stessi volando se non era un sogno, e quindi il finale ci porta alla follia totale di Stanley con un altro finale. Insomma, questo gioco è tutto da scoprire, è una bellissima esperienza che non ha mai fine in un certo senso. Adesso è stato spolpato tantissimo e quindi si sa un po' tutti quanti i finali, ma quando uno ci gioca veramente le possibilità sono incredibili. Mi fa piacere che tu abbia detto proprio che sembra che improvvisi, perché mentre tutte le linee di dialogo sono scritte, in realtà sembra che il narratore stia proprio improvvisando in quel momento, e qualunque cosa facciamo possa interagire. È molto difficile creare un gioco di questo tipo, e questo giustifica anche il fatto che sia molto semplice, sia minimalista. Noi abbiamo un personaggio che si muove e non ha armi, non può fare niente se non interagire con bottoni fondamentalmente, e anche tutto lo spazio che circonda questo gioco è stock, è un uffici, cose che derivano proprio dal motore grafico di Half-Life, o comunque di Half-Life 2. Quindi si vedono molte ripetizioni negli asset di gioco, e tra l'altro ci sono delle parti in cui usciamo letteralmente dal gioco, andiamo nelle parti che sarebbero dietro le pareti, effettivamente vediamo che in realtà è tutto un set
set con parti di gioco che non sono ancora state costruite, col narratore che si giustifica tra l'altro dicendo se hai voluto andare nelle parti che non ho ancora creato. Esatto, arriveremo addirittura in un'altra storyline del gioco e a scoprire anche che è come se fosse un programma televisivo, oltre al creatore che crea appunto le stanze. Infatti vedremo in uno dei finali proprio la mappa del gioco fatta come un plastico, con diciamo con i segnalini di dove andare, di cosa trovare, e con esattamente anche le parti tipo messe dei prototipi, tipo vedremo i prototipi della stanza del capo poi in base a quella che è stata scelta, quindi anche proprio un dietro le quinte vero e proprio, che effettivamente è prendere il lavoro che c'è di game design dietro il gioco, che sicuramente avranno fatto un plastico o comunque un disegno della mappa per poterlo capire, e l'hanno messo all'interno del gioco stesso. E qua c'è di nuovo il richiamo a quella che può essere uno escape room o comunque uno di quei giochi dal vivo in cui abbiamo un labirinto o comunque una mappa da esplorare. Per finire con quest'ultima citazione che ho fatto del dietro le quinte del plastico, come anche hai analizzato tu, c'è anche un twist, un altro colpo di scena, perché questo gioco è pieno di colpi di scena. Infatti, per arrivare a quello specifico punto, e come dicevi inizialmente siamo solo Stanley e il narratore, arriveremo a un punto in cui il narratore ci dirà hai fatto la scelta sbagliata, adesso morirai. Infatti finiremo in un punto con delle presse, e quando sarà il nostro turno di essere pressati il tempo si fermerà, quindi rimarremo sospesi prima che le piastre ci schiaccino, e farà la sua comparsa il secondo narratore, ovvero il narratore che sta dietro il narratore, quindi il secondo creatore sarà una donna che ci dirà che in realtà noi non moriamo mai, quindi il gioco non si resetta mai, ma siamo noi che arrivati a quel punto usciamo dall'uscita di sicurezza, torniamo al punto zero, e il giocatore non è Stanley ma è il narratore, è il narratore che si trova con Stanley che fa l'attore che gli sta dietro, quindi è proprio un Inception, un gioco dentro al gioco del protagonista che cambia ogni scena. Direi che non andiamo oltre con la descrizione dei finali, perché sono veramente tanti e volevamo lasciare un po' di spazio a voi per poter giocare a questa chicca che potete trovare su Steam o dove la potete trovare voi su Linux o su OS X, e cercate di avere tutti quanti gli achievement, perché ce ne sono tanti, sono nascosti, quindi effettivamente dovete trovare tutto quanto, e ce n'è uno che era più nascosto di tutti. Infatti questo gioco è uscito nel 2013, ma l'achievement più difficile era il non giocare a The Stanley Parable per 5 anni, e infatti l'anno scorso nel 2018 si è finalmente sbloccato per quelli che avevano comprato il gioco all'uscita, quindi proprio un colpo di scena tremendo, è finito perfino sul giornale questa cosa, perché molti che hanno giochi su Steam soprattutto, o mi viene in mente tantissimi che hanno videogiochi su PlayStation, so che è molto più in voga questa cosa, ma questo non è un gioco per PlayStation, cercano di avere il 100% di tutti gli achievement, c'è cioè questa platina, si dice il termine platina un gioco proprio per questo, e Stanley Parable era fino al 2018 impossibile da platinare proprio per questa cosa, e invece hanno aggiunto questo achievement molto particolare, perché non era abbastanza giocare per 4 ore a salvare il bambino, bisogna aspettare 5 anni. Per questo ho deciso di dare 9 finali su 10 a questo gioco, è un gioco molto bello, però non gli ho dato l'eccellenza semplicemente perché ho giocato a The Beginner's Guide, che è un gioco che surclassa questo da un certo punto di vista. A me mi piace molto di più quando si parla anche in un certo senso di sentimenti, sarò un sentimentalone per questo, però devo dire che dal punto di vista del giocare con la quarta parete, del giocare con l'improvvisazione e con il non gioco in un certo senso, mi è piaciuto veramente veramente tanto, quindi è un gioco che merita tantissimo, non è eccessivamente lungo e non è eccessivamente corto, della durata corretta secondo me, e poi ti viene voglia di giocare e di rigiocare
per cercare di scoprire tutto, che è esattamente quello che un gioco dovrebbe fare. Nonostante non abbia granché, non è un RPG in cui hai 200 milioni di cose da fare, hai solo te stesso e il narratore da ascoltare o non ascoltare. E tu, Yuga? E io, incredibilmente, andando contro a quello che si potrebbe pensare in queste puntate, do un bel 10 porte blu su 10. Questo gioco, io sono un tipo da arcade, come avete potuto sentire negli episodi precedenti, però questo gioco mi è proprio rimasto, mi ha fatto proprio un'impressione eccellente. L'interazione con il narratore è incredibile, il fatto della quarta parete, dei reset, dell'idea del gioco dentro al gioco, dei personaggi proprio fuori di testa, come concetto è meraviglioso. Io vado veramente matto per questo tipo di cose, e il gioco è fatto molto bene, anche non essendo action, perché a me piacciono appunto i giochi action. È proprio una storia, un mistero da svelare, ed è anche molto divertente. Cito anche, per dire, una cosa che è semplicissima però mi è rimasta: il fatto che a un certo punto il narratore ti dica Stanley, trovo strano che guardando per terra non si veda i piedi, perché negli sparatutto in prima persona non ci si vedono i piedi. In quelli con il motore grafico di Half-Life 2, in altri ci sono, ma in quello di Half-Life no. Esattamente, e nella sua semplicità è la storia, è proprio l'interazione, è la cosa che mi è rimasta particolarmente. Quindi gli do un 10 pieno, perché ci rigiocherei anche per gli stessi finali, per come ci si arriva è unico, e mi ricorda tanto un video, un'idea che avevo avuto tempo fa, il fatto che entri dentro delle porte che non ti portano nello stesso punto in cui ti portavano prima. È uno dei primi video che abbiamo fatto insieme io e te, che è Labirinto di Porte, e quindi è anche un fattore nostalgico, e quindi gli do il massimo dei voti. Tra l'altro, finendo prima dei saluti, è interessante perché nel 2013-2014, a metà dei primi anni 10 effettivamente, c'è stata molto una spinta per creare giochi che avessero la scelta del giocatore influenza il finale del gioco, quindi avere storie che non sono lineari, e pochissimi ci sono riusciti. Che mi vengono in mente sono The Banner Saga, che in un certo senso ci sono delle scelte molto importanti durante tutto il gioco che influenzano i finali del gioco, ma ci sono altri invece che ti danno l'impressione che cambi, ma in realtà i finali sono pochi. Qui veramente si cerca di espandere il più possibile. Effettivamente anche Banner Saga non ha così tanti finali, però ci sono tante piccole scelte che influenzano quello che succede durante il gioco, mentre qui è molto molto, non hai l'impressione che sia costruito fondamentalmente. Sì, perché è la parte fondamentale del gioco, cioè non hai altro da fare, quello che è sono solo le scelte che fai e dove vai a finire. E dove vai a finire? Beh, ve lo lasciamo semplicemente giocare allora, così potete scoprirlo. Vi ricordiamo, come al solito, che potete lasciarci un messaggio vocale, come hanno fatto tanti di voi, che integriamo all'interno delle puntate tramite la piattaforma Anchor. Potete ascoltarci su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast o su qualsiasi piattaforma. Praticamente ormai siamo su quasi 15 piattaforme diverse tra una cosa e l'altra, e tra poco saremo anche su Spreaker, che è un'altra piattaforma molto molto in voga, soprattutto per il podcast. Vi ringraziamo ancora dell'ascolto. Io sono Ace. Io sono Yuga. Namaste and be brave.
What?